Cari amici di Tecnogiorno, caratteristiche tecniche del navigatore GPS New Move 200 con mappe europee. Questo navigatore ha uno schermo touchscreen da 3.5 pollici TFT a risoluzione 320x240 pixel, touchscreen ovviamente. Il processore interno è un Samsung da 400 MHz con 1 GB di RAM e una memoria interna ampliabile con schedine SD e NVMe sul lato. Il sistema operativo che governa il device è un Windows CE 5.0. Il chip GPS è un SilverStar 3 a 20 canali e l'antenna TMC è opzionale, non è inclusa in confezione. Nel software ci sono 3 milioni di punti di interesse, mentre il software migliore di navigazione è il Neo Map 2008 con mappe teleatlas. La batteria è da 720 mAh con un'autonomia di 2.5 ore. Adesso addentriamoci nel menu interno per vedere le varie funzionalità. La prima schermata si apre con 6 quadri, con casa mia, ossia l'indirizzo o gli indirizzi preferiti, diciamo, per tornare immediatamente a casa, preferiti con una serie di indirizzi diciamo che abitualmente si indicano, quindi può essere lavoro ad esempio, parenti, amici, recenti con gli indirizzi più recenti. Per esempio quando ci si ferma, si ricalcola il percorso, nel momento stesso in cui ci si ferma ovviamente il luogo di partenza viene memorizzato nei recenti. Qua si passa la mappa per la navigazione, indirizzo se si vuole digitare un indirizzo e quindi partire, indicando città o area, codice postale, incrocio o indirizzo stradale. Per esempio se si va in città o area si può o indicare centro città oppure un incrocio oppure una strada. Stesso discorso per punti di interesse. Se per esempio si conosce il nome di un hotel e si vuole appunto arrivarci, si può vedere se è incluso nei 3 milioni di punti indirizzo. Oppure cerca vicino, se sei in una zona, si può vedere ristoranti, hotel, rifornimenti, carburante, cinema e quant'altro. Una seconda schermata, appunto c'è il quadro traffico TMC che però si attiva appena si collega l'antenna, così come carburante, parcheggio, SOS. Il menu Mio Connect e le preferenze per settare le varie opzioni, quindi opzione del percorso, opzione della mappa, punti di interesse, il volume dell'altoparlante che però è accessibile anche in navigazione in modo rapido, settare lo schermo di luminosità, eccetera, avvisi, visualizzare lo stato del GPS, cambiare lingua. Nella versione diciamo standard la lingua è italiano, solo la voce femminile. Menu di avvio, alimentazione, tastiera se si vuole passare ad esempio dalla tastiera QWERTY, quindi come quella del PC, a quella in ordine alfabetico. E infine, vabbè, ci sono il demo, info sulle cose salvate, unità, info sul sistema operativo e sul software e un tutorial, diciamo, una guida. Caratteristiche tecniche e funzionalità del navigatore GPS New Move 200 con mappe europee.